sono Gianmarco ed oggi siamo qua per una cosa che penso che ci lascerà tutti quanti abbastanza sconvolti. Siamo letteralmente qui, il CDY, dentro un momento abbandonato. Perché, chi lo sa, ora ce lo spiegherà chi, Debbie. Abbiamo qua Luca e Katie. Ciao raga! Hello, sono venuti qua i miei ospiti per questa mia festicciola. Abbiamo anche Valentina Lattanzio. Ciao! E appunto, come vi dicevo, abbiamo Debbie dei Pit. Lì c'è Paolo, sono i Ghost Hunters di YouTube. Hanno un team pazzesco, fanno un sacco di indagini, avete visto un miliardo di volte nel mio canale. Anche con voi hanno fatto un sacco di cose spaventose, ansietta e tutto quanto il resto, e compagnia cantante. E mi hanno detto, perché per questo CDY non andiamo in un convento abbandonato e ci aiuti con la nostra indagine? E ho detto, ok, porto tutta quanta la mia mercanzia, la mia attrezzatura, quindi con la mia tavola Ouija. Io voglio capire perché mi avete portato qua, perché poi mi avete detto no, ti spiegoli. E siamo tanti col sospetto ancora, quindi cosa? Perché siamo qua? Beh, allora, innanzitutto siamo qua già perché, come ti abbiamo già spiegato, in questo CDY vi porteremo nei luoghi dove abbiamo svolto le indagini più importanti per il pit. Quindi abbiamo voluto iniziare da questo luogo, che è appunto un convento di clausura abbandonato. Aspetta, quindi il convento di clausura, indagini più famose del pit, Esther. Bravo! Facci un riassunto. È iniziata con Esther. Mm-hmm. Abbiamo scoperto che Esther era venuta in questo convento perché aveva subito una violenza familiare, perché era stato ucciso il suo ragazzo. Perché lei era di una famiglia benestante, mentre il ragazzo no. Quindi questa cosa non andava tanto bene all'epoca, stiamo parlando dei primi del 1900. Ah, ok. Il problema è che lei, quando è venuta in questo convento, era incinta, aspettava una figlia. E sua figlia, di nome Greta, è nata e cresciuta all'interno di questo convento e si è fatta suora. La figlia ha seguito le orme della madre. Sì, esatto, lei era obbligata, è stata obbligata a passare la vita qua dentro. Ma tutte queste cose qua voi le avete scoperte prima da una segnalazione. Bravissima. Che mi dai brividi ogni volta che io mi ricordo di quella segnalazione. Cioè, una persona vi aveva detto: andate a capire chi è quell'ombra che passa ogni notte. Esatto, nei pressi di una croce. Puoi farti vedere anche da noi. Esther. E abbiamo scoperto Esther proprio Esther. E pensa che da noi è conosciutissima come legge. Ah, la storia è molto conosciuta. Sì, 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 la conoscono in tanti. Tante persone vedono quest'ombra nera passare in continuazione dalla croce. Avete sentito? Sì. Cosa sta succedendo? Di là. È lì in fondo. Dalla zona, no. Di là. Arrivava dalla zona... Lì è stato il primo fenomeno paranormale che abbiamo registrato. Nelle celle? Si è chiusa una porticina dove gli passavano il cibo. Quindi nelle vostre indagini avete scoperto un sacco di robe, perché vi hanno parlato della Black Box con l'M1. Se volete comunque vedere la playlist completa di Esther, tu giù trovate il link in info box. L'ultima volta che siamo stati qui abbiamo scoperto che Greta, la figlia di Esther, è spaventata da alcune entità non belle, che sembra siano state liberate però in un periodo un po' successivo da dei rituali dentro il convento. Esatto, che sono stati compiuti qua dentro. Quindi pare che la sua anima sia tenuta, qui legata. Ma è sconsacrata questa chiesa? Assolutamente sì. Madonna, mi è venuto un colpettino proprio così al cuore. Ma secondo noi è proprio per quel motivo lì, perché era la zona dove pregavano tutti. Se vedi, ci sono ancora i banchi. Tutta quell'energia positiva, nel momento in cui sono stati tolti tutti gli oggetti sacri, si è come trasformata in energia negativa. Allora, ovviamente, come vi dicevo ragazzi, qui intorno a noi è pieno di telecamere, i Beat e il loro team analizzano tutta quanta la seduta. Quindi qualsiasi cosa, raga, vedete, prendetelo con telecamere. Ancora esiste questo. Anche perché noi non vediamo le nostre stalle. No, è tutto qui. C'è qualcuno in questa stanza con noi? È pieno di rumori. Se c'è qualcuno, può muovere questa planchette? Sì. Se c'è qualcuno, può fare qualche rumore?
Anche io ho sentito la voce, raga. Si sta spostando. C. Cosa vuol dire C? C. Poi? C. E? C. Significa? Marco ha detto padre C perché le ultime volte che noi siamo venuti qua pare che ci sia stata, perché è stata anche fotografata attraverso la telecamera termica, una figura di un uomo. No. Cosa stai dicendo? C'è qualcosa che la fastidio con il mondo? Magari non c'entra niente padre C. Non c'entra niente. No, magari la fastidio. Comunque può è uscito essere fuori, bravo. È uscito fuori dalle nostre indagini che c'era questa presenza di questo padre C. Mm-hmm. Che sembra che proteggesse Greta, cioè stava, cercava di proteggerla. Sei padre C? No. Non è lui. Perché l'ha detto? Infatti. E se non stessimo magari parlando con la stessa persona? Magari il nome di qualcun altro. Sì. È il nome di qualcun altro, stiamo parlando con la stessa persona, con delle persone diverse. Sì, ma ho appena scattato una foto strana. Una foto molto particolare. C'è un'ombra, una testa dietro. C'è tra Gianmarco e Luca. No. Raga, io prima ho sentito uno schiacciolio dietro Gianmarco, gliel'ho detto. È lì dietro. E quando lui sentiva i rumori, monitoravo dalle tue foto. Quella è pesante. Stiamo scherzando, una testa. Ma evidente. Di che stiamo parlando? Ok, molto bene, mi sta sconvolgendo questa situazione. No, vengono le capite bene. Sei dietro di noi? Sì. No. Fantastico. Chi sei? Angelo. Col cavolo che te lo dice? No. Sai cosa vuol dire? Che non è un'entità positiva. No. Chi non ti vuole dire il suo nome? Porca vacca, raga. Oh, ehi. No, non può. Non può fare. Tre. Cosa vuol dire tre? Tre non è il numero positivo. Sì, sono. È mezzanotte e tre minuti, raga. Aspetta, ma davvero? Qua si incontravano. Qua si incontravano a pregare alle tre di notte. Alle tre di notte? Alle tre di notte c'era la. Perché? Era l'orario delle preghiere. Ma che convento è questo? RX. Che vuol dire RX, scusate? C. RX. K. RXCK. Non è bello quando non è un anno. Sono lettere a caso. Non è un anno. Non può essere un anno. Siete in tanti? Iniziali. No. Iniziali, raga. No. Sì. Siete suore? No, non siete. Cavolo, non sono suore queste. Siete in tre? No, sono in tanti. Io continuo a sentire le voci, sì. Raga. Sì, ci sono. Sì. Ci sono? Ci sono, lo sento anch'io. Gian, scusami, ma ti devo mancare. Dimmi. Guarda cosa c'è davanti alla tavola. Che cosa? Le C! Non posso togliere il dito. Ma che delle C qua! No, raga, non ci credo. Perché ci sono delle C? Io non le ho viste prima, eh. Ma che lì? No, raga. Come X? Eppure io guardavo le croci prima. Mi giuro, per le docche mi sarebbero tanti i piedi. No. H. A. I. P. No. Hai qua. Hai paura. Puoi essere un attimo un po' più chiaro, chiunque tu sia, e dirci qualcosa su Greta? No. Perché? Cioè? Perché vuoi parlarci di altri? Perché non c'è una voce. Non
Di cosa vuoi parlarci? Sì. Cos'era? Era dietro di voi. Sta prendendo in giro, secondo me. Ci conosci? Perché? Sì. Sì. Sta prendendo in giro o ci conosci? Che ne so, c'è queste cose. Ce l'hai con noi? No, senti raga, ho una sensazione di mal di cuore. Come si? Sì. Vuoi che ce ne andiamo? No. Ma vuoi farci del male? C'è l'ombra. E vivi. Rumore. Mi si adesso direi vi vedo 100%. No. Dai, ci vedi? Di? No. E vi vede? Vi vede. Chi? Chi ci vede? Chi? Ma che vuol dire? L. Malissimo la schiena. Malissimo la schiena. Lui. Oh, lui chi? Cosa vuol dire? Avete mai trovato entità, Paolo? Qua. Non so. Allora, era un rumore di legno, quindi può essere un banco. E ha affacciato il mio Zeta cosa? Sì. Ti. Zitti. Zitti, ho cercato di stare zitti. Ok, sono un attimo. Là ti ho sembrato di sentire una voce femminile. È arrivata un'aria gelida e un tremendo odore di vino. Sì. Vino. Di vino. Non chiedere perché. Se c'è un'entità buona, se ci può dire un modo per aiutare a liberare questo posto. Continua a dire no, Continua. Ma è tanto cattivo anche. No. Sì, voglio chiudere questa seduta, basta, cioè veramente. Ti salutiamo. Sì, c'è un po' più. Per uscire da questa seduta devo andare sulla scritta goodbye. Allora provate a andare nel dubbio. Sì, okay. 1, 2, 3. Sto spingendo talmente tanto forte che mi giuro. Perché? Vai. Non mi è mai successo di forzare questa chiave. Stacchiamo. Possiamo staccare. Vai. Scusa, c'è un buio in fondo. Vero? Anche tu? Basta. Hai visto? Veramente, raga, basta. Hai visto? Sì, ok. C'è qualcuno in volta. Allora, scopriamo l'indagine e la facciamo il vostro canale. Facciamo una cosa, ragazzi. Se volete continuare a vedere quello che faremo oggi, andate nel canale del BID. Vai, mi sto spaventando in una maniera esageratissima. Andate nel canale del BID, trovate giù il link in info box per il contenuto del video dell'indagine. Non so cosa succederà, non so nemmeno se la vedrete mai. Speriamo di sopravvivere, perché vi giuro che mi sto veramente spaventando. Ma sono successe un sacco di cose strane. Sì. Fino al rosso. Infatti è meglio. Vai, odia veramente la mia tavola, qui già. Raga, un bacione, ho trovato giù il link in info box.